giochi con la principessa. Guarda, ma è bellissimo! Oh, guarda qua come brilla! Ciao! Avete visto? Il mio tesoro perfetto! E qui, con me, c'è anche la sirenetta e i miei amici. Abbiamo trovato una bellissima mappa del tesoro! E questa però la nascondo perché la voglio tenere solo per me. Voglio andare a cercare il tesoro e prenderlo. Principessa, dobbiamo trovare come arrivare al tesoro. Mi fai vedere la mappa? Così capiamo. Allora, dobbiamo partire da qui, poi andare qui e poi arrivare al tesoro. Cosa succede, sirenetta? Perché piangi? Piango perché non trovo più la mia mappa del tesoro. È sparita. Io sono disperata. Andiamo insieme, via, a cercare il tesoro dei pirati. Tutti insieme. Via, pronti. Però la mappa del tesoro è la mia. Ma dove hai trovato questa mappa del tesoro? Oh, assomiglia tantissimo alla mia. No, questa è mia. L'ho trovata io in casa ed è assolutamente la mia. Principessa, in realtà questa mappa è quella della sirenetta. Gliela dovresti ridare. Io non ho bisogno della mappa, perché l'ho custodita così tanti anni che so perfettamente dove si trova il tesoro. È sepolto sotto la sabbia, vicino a una pietra nera. È vero, guarda. La sirenetta ha ragione. Guarda, qui c'è una pietra e di fianco c'è il tesoro. E va bene. La mappa è la tua. Però io adesso sono arrabbiata e non gioco più. Ecco. Ma non ti arrabbiare, principessa. Possiamo cercare il tesoro? Tutti assieme. Seguiamo la mappa e lo troveremo. Sei pronta? Dai, allora giochiamo tutti insieme e andiamo a cercare il tesoro. Allora partiamo, poi facciamo questa strada, poi giriamo ed eccoci. Principessa, principessa, guarda, secondo me è qui che dobbiamo scavare. Va bene, allora scaviamo. Guarda quante conchiglie. Andiamo sotto la sabbia, forse di qua? Oh, no, che fatica! Aspetta, aspetta, qui c'è qualcosa! Ecco! Ah, guarda! Uno scrigno! Sì! Fantastico, abbiamo trovato il tesoro! Com'è pesante! Deve essere pieno di cose! Ah, che bello, principessa, sei stata bravissima! Apriamo. Guarda! È pieno di meravigliose caramelle e di pietre preziose. Guarda. Allora, qui ci sono tutte le pietre preziose. Ne prendo un po' io. Poi le do anche un po' a voi. Guarda qua. E qui c'è una fantastica caramella. Wow! Com'è buona! Le caramelle sono veramente buonissime, ma queste sono le più buone che io abbia mai mangiato. È davvero un bel tesoro. Oggi c'è un sacco di lavoro da fare. Io dovrei stirare tutti questi panni. Ciao! Ben arrivati! Ma, principessa, ma quindi non possiamo giocare oggi? Dobbiamo stirare? Sì, stirare però mi annoia. Io vorrei fare un bel gioco. Aspetta, ho un'idea. Cosa facciamo? Andiamo a chiamare i nostri vicini?
Ciao amici! Abbiamo preparato una bella piscina per farvi fare il bagno. Oh, ciao principessa! La mamma ci ha detto che prima dobbiamo sistemare la camera. Ma noi giochiamo solo per un pochetto, così la mamma non si arrabbia. Che dite? Io intanto vi faccio un bello spettacolo. Guardate un po'. Guardate che bolle! Ma guarda, sono bellissime! E allora facciamo solo un tuffetto, eh? E poi torniamo a casa a sistemare la camera. Piano piano. Oh, ecco dove eravate finiti. Siete dei birbanti. Oh, oh, la mamma ci ha trovato. Cosa vi avevo detto? Prima sistemate le camere e poi giocate. Cosa avete fatto? Eh? Perché mi disubbidite sempre? Oh, mamma. Mi fate arrabbiare così. Dovete fare quello che vi dico. Sì, mamma, hai ragione, scusaci. Mi avete fatto arrabbiare. Questa è la lezione che dovete imparare. Prima si sistema, poi si gioca. Ma, signora Papera, che c'è? Mi scusi, è colpa mia. Sono io che gli ho detto di giocare un po' con noi. Perché sa, io devo stirare tutte queste cose. E mi annoio tanto. E volevo un po' giocare con loro. Mamma, ma perché non aiutiamo la principessa a stirare i panni? Sì, e poi lei può venire ad aiutare noi a sistemare la vostra camera. Che dite? D'accordo. La signora Papera ha ragione. Stiriamo insieme e poi facciamo le pulizie. Così anche una cosa noiosa come pulire può diventare divertente.